Bene, stamattina facciamo vedere la preparazione delle melanzane piene. Queste sono melanzane prodotte biologiche nelle terre delle Macchie, delle Cosserie, qui a Cropalati, provincia di Cosenza. Bene, la prima cosa si prendono le melanzane, si caccia il gampo o lo stelo. E vengono divise a metà. Bene, una volta che le abbiamo divise a metà, vengono prese le melanzane e vengono praticamente in questo modo si caccia la polpa. Con un coltellino abbastanza affilato. Ecco qua. Facciamo questi incavi. Non è importante che deve essere proprio rifinita al 100%. Almeno va bene così. Facciamo vedere un'altra, si prende, si va giù, si cammina, si mette il coltello di sbiego in questo modo. Un'altra. Ok, si prosegue per tutto il resto delle melanzane. Bene, arrivato a questo punto, vengono rese a pezzettini. Bene, prosegue la nostra preparazione delle melanzane. Arrivato a questo punto, abbiamo messo quasi a bollire una bella casseruola, bella pesante. Almeno 6-7 litri d'acqua, ecco. Adesso metteremo tutte le bucce delle melanzane e devono praticamente cuocere almeno per mezz'oretta. Perfetto. Bene, quelli che vedete sono dei pepi salvatore delle Macchie, delle Cosserie biologici che verranno aggiunti al composto che è stato tagliuzzato, che sarebbe la polpa delle melanzane. Bene, i pepi vengono tagliuzzati in questo modo e si aggiungono nelle melanzane che abbiamo tagliato a pezzetti, vale a dire nella polpa delle melanzane. I pepi sono stati ovviamente prima lavati. Bene, questa è la polpa delle melanzane alla quale abbiamo aggiunto i pepi salvatore e anche peperoncini piccanti. Adesso si tratta di mettere a bollire, avendo messo prima un po' di sale. In questa casseruola. Deve essere già riscaldata, quindi quasi in ebollizione. Bene, adesso le bucce vengono cacciate. In questo modo si fanno scolare in questo scolapasta
e sotto mettete chiaramente un contenitore, meglio se di ferro o d'acciaio. Ecco, si va avanti così e si fanno asciugare completamente. Bene, come vedete questa è pronta, la polpa delle melanzane è pronta, adesso sarà scolata allo stesso modo. Bene, per la preparazione delle melanzane si utilizza il pane di riserva, o vale a dire quel pane che si è indurito nel tempo. Con questo pane, che verrà ammorbidito nell'acqua, si aggiungerà al composto dopo delle melanzane. Bene, il pane adesso sarà ammorbidito nell'acqua, ci vorrà più o meno 10 minuti, ecco così, e poi sarà strizzato e asciugato bene. Bene, come vedete il pane adesso verrà stretto, quindi verrà essiccato dall'acqua, si metterà in questo scolapastala. Bene, si completa la preparazione delle melanzane piene. Adesso si mette un po' di basilico fresco, si mette il composto ancora abbastanza caldo. Bene, arrivato a questo punto si mettono almeno 10 uova, visto che la quantità è importante. Faremo almeno 50 melanzane piene. Vanno messe almeno 10 uova. Bene, arrivato a questo punto si deve ammassare in maniera omogenea. Si deve ammassare con tutti i prodotti che avete visto in sequenza. Bene, stiamo preparando una bella salsa di pomodoro biologico, ovviamente delle macchie, con cipolla nostra nostrana, con peperoncino piccante ma poco. Con questa salsa verranno praticamente preparate anche le melanzane piene, verranno cosparse di questa salsa biologica nostra. Bene, adesso si prepareranno le melanzane. Si prende una buccia, si mette una bella manata, una bella pallina importante, senza pressarle troppo. Si posiziona nella teglia a quale abbiamo messo dell'olio extravergine d'oliva, o perlomeno olio d'oliva. Bene, siamo arrivati verso la fine. Abbiamo preparato la salsa biologica, adesso metteremo a seguire un bel po' di questa salsa. Si mette il sughetto, bene, la prima teglia è preparata, adesso saranno infornati a 180 gradi per almeno 3 quarti d'ora. Bene,
Il forno è già caldo. Ecco. Adesso a 180 gradi per almeno 3 quarti d'ora. Perfetto. Bene, faremo vedere a finire la cottura finale. Adesso noi andremo avanti per altre teglie, saranno almeno 60 pezzi che utilizzeremo anche come riserva una volta congelate. Bene, le melanzane piene sono pronte. Vedete come sono belle cotte con la crosticina appena appena. E noi adesso metteremo le altre a seguire e la nostra ripresa finisce qua con le melanzane piene con prodotti tutti locali biologici. Bene, con questa ripresa vi saluto.